Che dite, la facciamo un'altra macchina da guerra? Ma certo che la facciamo un'altra macchina da guerra, ragazzi. La terza, forse? Ora non ricordo, perché sicuramente lo vedete scritto nel titolo, ma io, con tutte le cose che registro, c'ho la memoria che ogni tanto si confonde. Comunque, usa la bomba fumogena. Ok. Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Nuova cura per la sifilide a base di piombo. La mia musica non vi piace, messer. Ecco qua. 100%. Si fa così. E gli assassini hanno fatto il loro dovere. Ma dovremmo andare a finire la missione, però prima strappo il manifesto. Adri là dietro per ora momentaneamente è fuori utilizzo perché si sono scaricate le batterie. Anyways, è qui. È accessibile, vero? No, perché se non è accessibile sei veramente pagliaccioso, ma credo di sì, eh. Porta Tiburtina. E allora andiamoci. Bombarda Valnerina. Ok, vediamo qual è la sincronizzazione totale, così cominciamo a bestemmiare. Non farti colpire mentre usi la bombarda. Vai, Ale. Non bisogna farsi individuare, allora ripartirei da qua. Però per ora tutto tranquillo, cioè si può camminare, si può fare tutto qua, vero? Cioè, un paese civile normale. Non è area vietata. Qui non c'è. Usa l'occhio dell'aquila. Grazie al cazzo, non lo sapevo, guarda. Va seguito, va seguito, va seguito, va seguito, va seguito. Ok, questa colorazione mi sa molto di Assassin's Creed e Black Flag. Non chiedetemi perché, ma sa proprio di quello. Ecco che avanza il giovine signore e gli si batte. Dietro l'albero non mi vedi, vero? No. Picchia il costruttore a 10 metri, ho voluto fare. Consegna. Ok. No, non lo farò. No, basta. Cosa? Basta. Che testata. Oltre le guardie, nella mia casa. È l'ultima. E la macchina dov'è? Nella torre, in cima alla fortezza. Grazie. Benissimo. Ovviamente. Adesso siamo famigerati. L'ha picchiato in un angolino. Adesso ci ricercano. Va nel fieno, va nel fieno. Ok.
Ok, però io dovessi fare così. È certo che funziona. Mi posso tuffare di lì? Volendo. Che bestia! Che bello. Bravo Ezio, cioè bravo anche Adriano, eh. Però a questo punto tu mi lasci libero di bruciare i progetti così. Cioè, meglio di così non potevo farlo, ragazzi. Perfetto. E adesso però va raggiunta la macchina. Sti cazzi. Via 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 via. Dovrei entrare con un gruppo di persone. Questo potrebbe essere un gruppo di persone. Un altro. È troppo pericoloso. E ben presto sarà così ovunque. Si muove nell'oscurità. Non conosce alcuna via. Ma che cazzo vuole lui qua? Oddio. È fastidioso. Questo gruppo di persone mi pare valido. Bravi, state in tre così attaccati che se vi staccate sono finito. Da sopra non potevo passare, quindi l'unica soluzione è questa. Ok, ricordo questa missione, me la ricordo benissimo. Domani verrò tardi. E noi andiamo avanti tranquilli così. Finché regge, finché c'è, fa avventura. Tocchi Sallusti a chiamare. Dovrei riuscire a raggiungere quel mucchio di fieno laggiù. Non a mano su loro, vero? No. Io potrei camminare largo, rischiando tantissimo. Potrei camminare largo e girarli intorno così. Exactly. Va bene, il peggio è andato. Allora, bisogna arrampicarsi qua sopra. Ok, Ezio. È tutto così bello prima di picchiare il coso. Ok. Su. Dai che ce la fai, Ezio, su. Forza. Giù. Perfetto. No. Dovrei farne fuori prima uno, poi l'altro. Via 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 via. Sono nella merda più merda adesso. Ok. Mali estremi, estremi rimedi. No, come ha fatto a vedermi? Si è accorto quel bastardo, eh? Che roba.
Fuori il secondo. Fatemi riprendere un attimo. È inagganciabile. Ok. Ma cosa è successo? Ma cosa sarà successo? Ora appena esce, a parte è già uscito. Perfetto. Va a controllare il corpo, ma sì, è sempre quello il corpo, eh. Non è che è cambiato. Perfetto. Fuori un altro. Hai qualcosa? Un dardo? Tipo, mi servirebbe? Ah, può trovare dei pugnali da lancio. Medicina. Non male. Oh, dardi per palestra, per tre. 20 dardi. Ripristinato tutto. Medicina siamo messi... Ah, normale, dai. Come fa a non vedermi quel tizio là? Anticipo! Giocare d'anticipo è sempre più bello. Anche se rischi, eh? Perché rischi. Ok, beh. Non siamo neanche a metà dell'opera, però. Però sti cazzi. Nessuno mi ha sentito? Perfetto, così. Fuori. Sto sudando un botto. Manca il secondo. Maledizione, cosa è successo? Qualcuno ha visto l'assassino. Io l'ho visto l'assassino. Non venire qua. Bravo. Fuori. Pugnale da lancio. Io però voglio dei dardi. Tu ce li hai? Sì, ce n'ha uno. Lo stronzo m'ha visto. Ha visto. Ok, così è troppo rischioso. C'è anche uno scrigno lì, bello fumante. Vai. Hai un dardino? Chiedo. Sì, ce n'ha due. Perfetto. E 500 fiorini in tasca. Bene, ok, adesso siamo circa a metà. Forse, ma mi sa che manca qualcosa di più anche. Ci sono loro due. Attenti a quello là sopra.
C'è nessuno. Scampata. Colà sulla torre è pericoloso. Ve lo dico. Si qua l'ha fatto fuori con la pistola. Si è accorto nessuno. Nessuno sente boati. Va bene. Alla ricerca di rifornimenti. Ciao. Devo sparargli per forza. Non c'era alternativa. Perfetto. L'alternativa ovviamente era passare da giù, ma chi ci passa da giù quando puoi far così? Forse è un pochino più lunga, ma è più facile. Capivo perché non saltasse. Dai Ezio, bravo. Ma c'è solo lui qua. Sì che c'è solo lui. Entriamo dentro. Pensavo ci fosse da passare da fuori. Io, boh, avevo capito così. Ok, allora beh, qua è abbastanza easy perché per fortuna per ora non ci sono guardie. No! Bravo! Bravo Ezio. Coglione, però. Nel complesso, bravo, perché potevi morire. Mio figlio poteva morire! Cheat. Cose che ci mancano. Cose che mancano tanto alla nostra TV. E che non danno più, ragazzi. Cioè, danno Temptation Island e non danno Banco dei Pugni. Ma che mondo ingiusto è! Si è fatta sera, tutto in un tratto, senza motivo. Ok. L'ho visto cadere. Tutti quelli che ne pilotavano uno morivano. Alcuni sono perfino esplosi. Ma siamo certi che questo funzioni. Boh! Godo. Tu mi porti su! Ma questa è la macchina, quella che c'era a Venezia. Dunque vogliono produrre altre armi. Vabbè, qua non subire danni sarà tipo impossibile. Marto, tu mi aiuterai a fermarmi. Ok, non l'ha distrutto. Come non l'ha distrutto? Quindi puoi usare i fuochi per...
Come si fa a picciare gli incendi? Oh, ok. Perfetto. Bellissimo! Ora ho capito come funziona. Attenzione che qua sono desincronizzabile. Ma c'è sopra il cielo qua. Con un po' di cattiveria ci si può fare. Come non l'ha distrutto? Come non l'ha distrutto? Tanto distruggi la torre. Ezio! Spara due volte sul laboratorio, certo. Alla faccia delle due volte. Ok. 2 su 4, bellissima sta missione, l'adoro. Da cima a fondo proprio. Inceneriti. Ok, uno sparo. Due spari. E due spari un cazzo. Però abbiamo ripreso quota. Quindi insieme a prima torniamo dall'altro. E poi dopo torniamo lì. Ok, dileguiamoci prima che ci sparino. Ok, tre laboratori distrutti su 4. Di cui uno, cioè quello rimanente, è mezzo e mezzo. L'ha distrutto! Inceneriti anche loro. Perfetto. Quattro su quattro. Lo sapevo che mancava qualcosa. Tre distrutti, uno su due. Vediamo dov'è l'altro. Però non si muove sto coso. Ma cazzo vai, Ezio? Altri due carri, ok.
L'ha distrutto, l'ha distrutto. Ok. Da quel bastardo. Ah, da quel bastardo. Boom. Finito. Cesare deve saperlo. C'è ancora qualcuno da uccidere. Sapevo. È quando le cose sembrano facili che proprio arrivano in culata. No, all'ultimo, non ci voglio credere, ma hanno preso...